All'interno del Golfo di Pozzuoli, città quest'ultima nucleo centrale dei Campi Flegrei, è presente nel sottosuolo una caldera vulcanica attiva che si estende a mare, proprio nel Golfo della città. Sulla terraferma, tutt'intorno al vulcano Solfatara, l'Osservatorio Vesuviano di Napoli dispone di una fitta rete di monitoraggio geofisico dell'area, costituita da svariati tipi di strumenti scientifici all'avanguardia. Per colmare la lacuna di informazioni scientifiche inerenti la parte della caldera vulcanica ricadente in mare, pochi anni fa è stato realizzato il primo sistema al mondo per le misure di movimento del suolo a fondo mare, in acque basse, denominato Medusa. L'area dei Campi Flegrei, infatti, è caratterizzata da secoli dal bradisismo, un lento e continuo movimento del suolo ben monitorato dagli NGV sulla terraferma. Ed ora, grazie all'esistenza e al ruolo chiave rappresentato da Medusa, anche sul fondale marino del Golfo di Pozzuoli. Medusa è un'infrastruttura marina permanente di monitoraggio e ricerca degli NGV, concepita per la misura delle deformazioni del suolo a fondo mare. È costituita da quattro sistemi tra loro equivalenti, operativi nel Golfo di Pozzuoli, distanti da 1 a 2 km e mezzo dalla linea di costa. Ognuno dei quattro sistemi è formato da un modulo sottomarino, con sensori scientifici di tipo geofisico e oceanografico, collegato mediante uno speciale cavo elettrico ad un particolare tipo di boa presente fuori dall'acqua. Ciascun modulo strumentato è posizionato su un fondale variabile dai 40 ai 100 metri di profondità. Ogni boa è costituita da una torretta strumentata, un palo lungo il quale è fissato un galleggiante di spinta sotto la superficie dell'acqua ed una zavorra di ancoraggio, che fa di essa uno speciale sistema, praticamente connesso in maniera rigida al fondale marino. Sulle boe sono presenti un ricevitore GPS geodetico per il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo a fondo mare, oltre ad un certo numero di sensori di stato ed ambientali, assieme a telecamere con riprese video continue, diurne e notturne, anche sottomarine. Su ciascuna boa è presente un sistema di trasmissione dati ed un sistema di alimentazione costituito da pannelli fotovoltaici e batterie tampone che ne assicurano il funzionamento H24 per un periodo continuativo di 10 giorni di assenza di sole. Tutti i dati forniti dall'intera infrastruttura Medusa vengono trasmessi in continuo in modalità wireless ed in tempo reale alla sala operativa di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, dove sono acquisiti, archiviati e successivamente analizzati ed integrati a quelli prodotti dalle numerose reti di monitoraggio a terra. L'infrastruttura Medusa è stata realizzata e successivamente potenziata grazie alle risorse economiche rese disponibili dai progetti infrastrutturali della rete di ricerca scientifica europea sul mare, denominata EMSO. Grazie a Medusa e alla messa a punto di particolari tecniche e metodologie di analisi multiparametriche innovative di spostamento del suolo, si è ora in grado di migliorare la definizione del campo di deformazione dell'area dei Campi Flegrei tramite misure in continuo dei movimenti del suolo sul fondale marino e, in ultima analisi, migliorare la localizzazione dei terremoti dell'area, abbassandone la soglia di detezione.